sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Combat Versioni Jap. Perché sì ragazzi, avete letto bene, oggi andremo a fare insieme l'ESA di Golden Freezer, Freezer Tech ragazzi, assolutamente mi raccomando. Voglio subito un bel like e innanzitutto perdonatemi se rimbomberà tutto l'audio, ma è la solita impostazione improvvisata. Comunque noi nel mentre ci spostiamo subito in game, però prima di spostarci in game per l'appunto, io vi chiedo subitissimo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina, condivisione, lasciate un bel like, mi raccomando. E per questo video voglio almeno 400 like, ragazzi. Questa sera arriverà l'ESA, per appunto il test dell'ESA di Golden qua sul canale alle 5 in punto, quindi oggi niente video singolo ma ce ne saranno ben due come un tempo. Assolutamente ragazzi, conto su di voi, tutti i link come al solito in descrizione, tutti i video precedenti a questo qua sopra nelle schede. E detto questo, bando alle ciance e eccoci qua, boys in game. Allora, questo ragazzi è il team che utilizzeremo oggi per l'ESA. Come sempre faremo il livello 28, il 29 e il 30. Un team comunque, sì, lo stesso identico che avete visto qualche giorno fa in video, riesce a farlo in modo molto molto semplice, in modo tranquillo. L'unico problema è Tarless, quindi se voi avete comunque anche Golden Freezer, che io purtroppo qua c'è ancora RSSR, mettete Golden Freezer Tech, quello che andrà ad ESA, e per appunto siete a cavallo, perché Tarless ragazzi, se prende una special nel momento sbagliato, vi fa prendere 300.000 di danno e morite all'istante. Comunque noi nel complesso andiamo subitissimo in run ragazzi. Forse è uno degli ESA veramente più difficili, perché fa danno ragazzi, anche contro il mostro Malevolent Clan, che comunque è il suo, diciamo è quello a cui lui è debole, quindi siamo in netto vantaggio, però è veramente difficile anche con questo team qua. Noi nel mente prendiamo lui, questo è il team, questi sono, non ci sono gli items, questo è l'ESA di Freezer. Andiamo, andiamo. Ok ragazzi, eccoci qua, mi sembra che lui abbia 8 barre di vita. Attenzione, 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 è veramente un ESA bello tosto questo, contando il fatto che i miei PG sono la maggior parte ability free, quindi è anche un po' per quello che magari ne busco troppo. Comunque guardate tra poco Tarless in fondo quanto ne buscherà, ma mi sembra più che scontato che ne buschi. Vi ho detto, non ho altri PG migliori al momento di Tarless, che comunque fa sempre il suo lavoro da buffer. Un altro PG che comunque è veramente essenziale in questo team è lo stesso Freezer STR, davvero davvero essenziale. Fa danni assurdi ragazzi, davvero, mi sembra a livello 23 o 24 mi ha caricato non so quanti milioni, ha fatto 4 milioni con il crit ragazzi, è devastante, devastante. 1 milione e 4 hanno crit, per dirvi. Ok, parte a metà cura, anche lui personaggio secondo me essenziale in questo team. Ovviamente al posto di Tarless potreste metterci anche il Freezer, quello GT Int, che comunque è un buffer, buffer category, category nel senso che fa parte della categoria, non che buffa la categoria. Comunque sì, al suo posto potrete mettere lui, e Int, quindi anche un vantaggio di type. Io direi di rifarlo, Tarless ti odio. Avete visto che si può morire con Tarless? Bene, noi ci riproviamo. Ok, ok, che rotazione. Ok, ok, io direi di fare così. Il problema è che così lui non va in special, quindi ci mettiamo nessuno, mettiamo lui davanti, festa finita, almeno abbiamo le orb, almeno quelle le abbiamo special con lui, e FPF andrà a girare. Anche perché vediamo un po' ragazzi come si comporta il team. Ci fa la special Golden Freezer, vediamo un po' di miei tanchi. Come avete visto ragazzi, questo è un ESA veramente veramente bello tosto, cioè fa danni assurdi all'avversario, forse uno degli ESA attualmente più difficili del gioco, perché è tosto ragazzi, il team purtroppo è quello che è, il Most Malevolent Clan ragazzi conta 5 personaggi nella top versione del team, e gli altri sono sostituti, benché sostituti, nel senso non si giocano, cioè nel senso... Purtroppo questo team conta 15 personaggi e quelli buoni sono 6-7, quindi è veramente tosta farlo. Qualche piccolo lag come al solito. Ok, in una tornazione siamo riusciti a distruggere mezze barre di vita, buono, molto molto buono. Mettiamo Freezer STR, che come al solito non abbiamo abbastanza chi. Bene, bene, aggiungerei, molto bene, che bello. Ok, ci riusciamo a risolvere il tutto.
ci siamo riusciti a risolvere il tutto. Speriamo veramente che di sconfiggere adesso. Purtroppo, come avete visto, i chi non ci hanno aiutato, perché come al solito Metacura dei friend non va in special, ma va bene, sono i soliti dettagli. Parte il nostro Metacura, anche Metacura stesso, ragazzi, non fa tantissimi danni, serve più che altro per leader e per tankare. In questo ESA più che altro deve tankare, non fa altro. E i PG veramente veramente forti sono cooler fisico, FPF se avete le abilità alte, il mio non fa danno perché è ability free, e lo stesso Freezer CTR e anche Metacura Arme. Sono i quattro personaggi veramente che devastano l'avversario. Dovete assolutamente, ragazzi, giocarli perché fanno veramente, veramente la differenza. Parte in 18 anche in Metacura e andiamo anche con Tardes, che vi ripeto, non serve assolutamente la special. Allora, vediamo un po', ok, qua tanca, ci fa la special su quello del fisico, direi su 100 milioni ce li toglie, assolutamente, e infatti 100 milioni, assolutamente. Ok, parte quello del fisico, dimmi. Il fisico, ragazzi, fa veramente dei bei danni. 1 milione no crit, fa veramente dei bei bellissimi danni, assolutamente. Allora, vediamo un po'. Dai, dai, dimmi i miei critti, dimmi che lo distruggi male. Vai, ce l'abbiamo fatto, ragazzi. Livello 28 superato. Andiamo direttamente a livello 29. Ok, ragazzi, eccoci qua nel livello 29. Addirittura ho trovato un Metacura Ability 1, quindi spero faccia un po' la differenza. Nel mentre, altra bellissima rotazione, quello del fisico, ragazzi, va assolutamente primo. Tanca, fa dei bei danni, è veramente, veramente buono e secondo me essenziale contro questo ESA. Vi ripeto, se avete Golden Freezer Tech, mettetelo al posto di Tarless, perché comunque fa da tank, è un ottimo PG e Tarless, vi ripeto, non serve assolutamente a niente. Tra poco vedremo insieme che se noi lo shottiamo prima, Tarless ci farà morire ancora una volta. Quella è la cosa, perché tanto funziona così, no? Ci fa la special su Tarless, ci fa 300.000 e ci one shotta, perché ci one shotta, cioè, mi sembra più che normale, più che normale. Tarless parte. Dimmi, Tarles, che ti prego, fa qualche stregoneria che tanchi, fa qualche stregoneria. 145.000 con un pugno. Epic fail. Ok, ragazzi, siamo tornati qua ancora una volta nel livello 29. Lo so, ho perso, ho tolto Tarles, ho messo Golden, perché sennò davvero non riusciamo a scamparla questa cosa. Golden Ability 2. Speriamo veramente che anche lui faccia la differenza, essendo anche in vantaggio di type. Speriamo. Dobbiamo soltanto sperare. Il problema di Golden in questo team è che linka veramente, veramente male. Cioè, lo state vedendo con i vostri occhi. Linka veramente una merda. È impressionante. Impressionante. È Golden. Comunque, speriamo che faccia anche qualcosa. 260.000 ce li ha di attacco. Speriamo. Sicuramente meglio di Tarless. Quello non lo mette in dubbio nessuno. Alza anche le stazze degli HP e tutto il resto, ma. Beh, è Golden. Dimmi che riusciamo a fargli qualcosa con Golden Freezer. Dimmi che riusciamo. Dimmi anche che tanchi. Dimmi anche che tanchi. Ci fa la special su Metacura? 50.000? 50.000? 40.000. Va bene. 40.000. 1.400.000 di carica. Dimmi che critti. Sei ad Ability 2. Non farmi pentire. Deve. What the fuck? È meglio di Tarless. È meglio di Tarless. Questo è poco ma sicuro. È meglio di Tarless. Ok. 260.000. Bene, ok, altra rotazione fissa, mettiamo subito lui così, parte Freezer, ragazzi, subito con la special e parte anche Metacura. Ora ragioniamo, ragazzi, ora ragioniamo. Non avevo pensato a Golden Freezer perché in questo team, fine livello 28 compreso, come avete visto, sono riuscito con Tarless e fino al 28 stesso non ero mai morto con quel team là. Quindi sì, magari vi ripeto, metteteci Golden o quello Tech, per l'appunto l'Angel o il Tech, se volete tankare, comunque fare anche dei bei danni, perché fanno anche dei danni quelli, non è che non fanno danni, assolutamente. In primis l'Int Angel, assolutamente. Parte Metacura, vediamo un po'. Ok. Qua sicuramente ci dà. Oddio, ci fa la special qua. Ci fa la special qua. Brutta, bruttissima cosa. Piano, 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 piano. Andiamo molto, 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 molto cauti. Molto cauti, ragazzi. Ok, qui è un gran casino. Un gran casino. Golden non ci fa la special. Golden non ci fa la special. Se me la giostravo meglio, sicuramente ci andava. Però ho sbagliato a scegliere le orbe. 1.100.000, dimmi che fa l'additional con la special, dimmi che fa l'additional con la special, dimmi che fa l'additional, no, no, Freeze, FPF, sei ad ability free, sei ad ability. Ed eccoci qua, ragazzi, nell'ultimo livello, livello 30, speriamo veramente di distruggerlo male. Bellissima questa.
Rotazione fantastica. Tra l'altro, il meta 1 è ad ability 1, quindi speriamo che anche lui faccia qualcosina. Allora, partiamo subitissimo così. Partiamo anche con meta 1, con una special. Tutti vanno in special. Senza Tarles, ho visto effettivamente che il team è tutta un'altra cosa. Cioè, davvero tutta un'altra cosa. Perdonatemi, magari se Renelzi ho usato quella versione, ma speravo effettivamente di riuscire a fare anche il 29 e il 30 con Tarles in game, diciamo nel team. Ma come avete visto, non ci sono riuscito, sono morto ben due volte. Soliti dettagli, soliti dettagli. Ok, parte meta ora. Sì, nell'insieme come ESA è bello tosto, ma non è che sia tutta questa grande potenza assoluta. Anzi, mi sono molto ricreduto nel corso della run. Allora, mettiamo subito Golden, perché prima do un botto di hit. Ma è quello del fisico e lui non va in special. Tanto il mio dell'ability free, quindi non fa danni. Però Golden fa veramente dei danni. 1.600.000 di carica. Dimmi che crit fai 2 milioni bellissimi. 2 milioni bellissimi. 1.600.000 no crit, ci fa l'additional, ragazzi. Golden si è scatenato. Tanta roba, tanta, tantissima roba. Spero anche che l'audio si senta bene. Spero, magari non troppo risuonante. Comunque, parte con il fisico, dimmi i critti, distruggilo. Ha crittato. Vai in special con l'additional, ragazzi. Il Most Malevolent Clan, oppure quell'altro nome che gli hanno dato nel global, che non me lo ricorderò mai. Qualcosa tipo Bloodline, qualcosa del genere, ma lasciamo perdere. Sì. Davvero, davvero devastante come team. Mi sta piacendo sempre più. Più che lo gioco, più che mi piace. È bellissimo, ragazzi. È bellissimo. Allora, noi ci rimettiamo subito FPF. Magari guardiamo un po' la difesa. Oddio. Oddio. Io direi di mettere meta cura. Solo per la difesa. Solo per la difesa. Facciamo così. Facciamo così. Sì, facciamo così. Facciamo così, un bel kill per lui. Facciamo scendere i rossi e diamo tutto a FPS, a Final Form Fries, non FPF. Ragazzi, direi assolutamente che abbiamo stravinto. Forse anche con un attacco normale di lui vinciamo. No, forse no. Però quelli additional sì. Ragazzi, assolutamente esatto, terminato. Questa sera vedrete direttamente lo showcase per appunto nel mio account principale JAP, che dovrebbe essere già ability 1 nel Golden, però adesso serie ancora. Ho visto delle copie, ne ho viste due di copie, magari non so se ne ho altre, però sì, questa sera ragazzi vedrete lo showcase. Questa era la guida all'ESA del nostro carissimo Golden Freezer Tech. Davvero, io vi ringrazio di cuore per la visione. Da me e Metacura GL è tutto, davvero. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina, condivisione, commentino qua sotto dicendomi la vostra, condividetelo, tutti i link come al solito qua sotto in descrizione, tutti i video precedenti a questo qua sopra nelle schede. Grazie ancora, e detto questo, let's go boys e ciao a tutti.